Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV. Molti in queste ore mi chiedete: beh, ma il mercato dell'Inter, quindi con l'arrivo che sembra sempre più scontato, ma sapete che io aspetto i comunicati ufficiali di Josef Martinez, ecco, ma il mercato dell'Inter allora è chiuso? Ma manco per sogno, ragazzi, ma come si fa a chiudere il mercato di un qualsiasi club prima ancora che inizi ufficialmente? Però certamente l'Inter è attenta sempre alle opportunità, alle situazioni. C'è sempre una fila di agenti, di procuratori, di dirigenti. Per esempio, sapete che l'Inter guarda anche al futuro, quindi piace Giovanni Leoni della Sampdoria, se ne sta parlando, con la Sampdoria sempre i rapporti sono sempre buoni. Poi vediamo, perché teoricamente riecheggia sempre il nome anche di un altro giovane, Alex Perez, che è del Siviglia, però insomma, se ne parla ogni tanto. Poi passa Ndoye, che troveremo, questo attaccante del Bologna, che fa impazzire un po' tutti, anche se non fa tantissimi gol, ne ha segnato uno all'Inter, se non ricordo male, tra l'altro. Beh, è un nome che gira, però insomma cerchiamo di esaminare a oggi la rosa dell'Inter, perché come sapete, da anni ormai i competenti di calcio parlano di coppie, coppie, e soprattutto sarà necessario parlarne l'anno prossimo. Certo, avere le coppie allo stesso livello sarebbe fantastico, vorrebbe dire essere un top club di dimensione europea. Anzi, alcune squadre, alcuni mamma santissima europei, come li chiamo io, hanno addirittura i terni più che le coppie. Però a oggi la situazione è questa. Allora, i portieri Sommer e Martinez, a destra Pavard, e lì possiamo poi discutere, però diciamo Bissek come idea, centrali Acerbi e De Vrij, la coppia sulla sinistra, anche qui possiamo discutere perché per il momento ci mettiamo Bastoni, ma volendo ci si può mettere Carlos Augusto, volendo si può spostare Bissek e poi di là magari metti l'omnipresente Darmian. Però stiamo più o meno, insomma, a quelle che sono le coppie, diciamo di fatto, quindi a sinistra Di Marco e Carlos Augusto, a destra, come ho detto, Dumfries e Darmian, al momento, a oggi, perché Dumfries non è partito. E poi i tre di centrocampo li conoscete, sono Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, che hanno praticamente come alter ego Frattesi, Aslani, che ho visto molto bene con l'Albania all'Europeo. Ecco, diciamo che Zielinski è uno che, se non altro, non farà fare 23 partite consecutive a Mkhitaryan, anche alla sua età, anche se io lo vedo immortale Mkhitaryan, ragazzi, però insomma, e anche lì siamo a posto. Davanti, sapete, Lautaro Thuram, Taremi, che continua a dire io ero interista da bambino, vabbè, sapete che questa dichiarazione, so, sta prendendo il Milan, questa era interista, vabbè, comunque adesso. Taremi, naturalmente, che può essere considerato l'alter ego, se volete, di Lautaro, e Thuram e al momento Arnautovic. Però perché dico che il mercato secondo me non è chiuso manco per sogno? Perché secondo me non è un mistero che l'Inter sostituirebbe magari anche Arnautovic, e da qui i nomi di Ndoye e di Gudmundsson. Però ragazzi, due giocatori così forti per ruolo certamente in quest'anno non li abbiamo avuti, quest'anno dominato dall'Inter. Ricordiamo che praticamente se ne sono andati Sanchez, Sensi, Klassen, Cuadrado, Audero, che viene sostituito da Martinez. Tra l'altro c'è questa cosa curiosa, perché l'Inter adesso ha due Martinez, appunto Josep, l'alter ego di Sommer, e Lautaro Martinez. E io mi ricordo anche quando l'Inter aveva due Zanetti, magari ve lo ricordate anche voi, che non erano alcuna parentela, cioè qua Martinez uno è spagnolo, l'altro argentino, i Zanetti erano uno argentino, Javier, e l'altro cristiano italiano. Quindi c'è anche questa curiosità, no? Perché diciamo L. Martinez e J. Martinez. E intanto sapete, Inzaghi cerca sempre, sapendo che la stagione sarà lunga, e anch'io adesso non voglio essere bulimico, perché dico anche a voi di non essere bulimici, ma diciamo che servirebbe un completamento in più per reparto. Allora, se col portiere siamo a posto con Di Gennaro, che è il terzo, è un difensorino in più. Per quello accennavo prima a
ad Alex Perez, no? Ma niente di senza pensare ovviamente a calibri straordinari, perché poi i giocatori sono anche molto intercambiabili. Poi bisogna vedere Buchanan, ad esempio, che citavo prima, boh, perché Inzaghi lo fa giocare spesso a sinistra e quindi arretra come braccetto di sinistra Carlos Augusto. Però Buchanan nasce teoricamente come esterno destro, dove c'è Darmian, che a sua volta però può arretrare e fare il braccetto di destra quando magari puoi spostare Bissek dall'altra parte. Cioè, mi paiono anche giocatori, devo dire, molto duttili e intercambiabili. Però ecco, un completamento per reparto, so, sapete che Inzaghi una quinta punta la vorrebbe volentieri, però non pensate ovviamente a chissà che cosa, eh? La quinta punta, un quinto centrocampista, in fondo quest'anno Sensi c'era, perché se Klaassen era l'alter ego di Mkhitaryan, c'era Sensi in più, sul quale comunque purtroppo non potevi contare. Quindi magari altri tre giocatorini di complemento, sempre ammesso che non parta nessuno, perché poi sarebbe una grande offerta per qualcuno, è chiaro che qualcuno parte e comunque devi tornare a ricomporre il puzzle. Però ecco, un rinforzino di più per reparto, un difensore aggiunto, che poi rischiano di non giocare mai, un centrocampista aggiunto e una quinta punta, perché no? Quindi vi invito a non considerare, come vi diranno da più parti, chiuso il mercato dell'Inter, perché da qui a fine agosto sapete quante opportunità potranno nascere, ma anche in uscita, per carità di Dio. Quindi stiamo con le antenne alzate, però mi sembra che l'Inter a oggi sia quella che ha fatto di più. Cioè, insomma, Taremi e Zielinski sono stati presi molto tempo addietro e ci si è portati avanti, addirittura hai messo la casella del secondo portiere non appena hai deciso di non rinnovare Audero. Insomma, io credo che le cose vadano molto molto bene, bisogna anche godersi il momento. Poi se domani succederà l'apocalisse, l'offerta irrinunciabile, ragazzi, ne parleremo. Intanto l'Inter, forse qualcuno di voi lo sa, è diventata un film. L'Inter doppio stellata, vedremo questa stagione straordinaria al cinema, in tanti cinema immagino da settembre, perché è stato realizzato un film su questa stagione straordinaria, sullo scudetto doppio stellato. E quindi, ragazzi, a me i film sul calcio, oddio, non tutti per la verità, mi sono sempre piaciuti, mi hanno incuriosito. Mi è piaciuta per esempio molto la saga di Gol, qualcuno se la ricorda, insomma, con Santiago Muñoz, mi pare si chiamasse il personaggio principale. Poi Il profeta del gol, dedicato a Cruyff, era un film del 74 che fece Sandro Ciotti, meraviglioso. Insomma, di solito non è facile fare dei film sul calcio, però è come fai a non vedere un docufilm sull'Inter doppio stellata. E quindi da settembre è ufficiale, credo che tutti i tifosi dell'Inter andranno a rivedersi questo fantastico trionfo al cinema. Con questo, ragazzi, vi saluto, sempre attenti alle notizie di mercato. Euro 24 vive una fase di un paio di giorni di pausa, ma sapete, insomma, che sabato c'è Italia-Svizzera e quindi saremo anche concentrati molto su questo. Avrei voglia di fare una live con voi, ma ho talmente tanti impegni che non riesco mai a collocarla, però insomma vi prometto che cercherò di farla presto con amici e colleghi. Intanto viva l'Inter, ciao e un saluto a tutti.